Io con Andrino ho costruito un piccolo robot partendo da scarti. Quello che volevo dimostrare è che con veramente poco si può fare qualcosa di carino. Qui la spesa è stata, se si esclude il microcontrollore, è stata praticamente zero. Sono tutti pezzi recuperati da altri elettrodomestici e riadattati. Sostanzialmente, cominciamo dall'hardware, forse è la cosa su cui siamo tutti più ferrati. Alla base c'è l'Arduino, che comunica con uno smartphone Android, che poi andrà montato qui, poi vi faccio vedere, attraverso USB. Quindi lo smartphone Android manda i comandi all'Arduino. L'Arduino pensa ad applicarli comandando un motore in corrente continua tramite un H-bridge, che ora vediamo meglio, e un servomotore. Allora, non so se questo schema vi dice qualcosa. Questo è quello che si chiama H-bridge, che è un ponte di condensatori pensato per controllare motori che assorbono una certa quantità di corrente. Questo perché l'Arduino può fornire solo pochi milliampere di corrente. Se noi ci vogliamo controllare un motore, avremo bisogno di qualcosa che pensa a fornirgli la corrente necessaria senza sovraccaricare il microcontrollore. Quindi noi cosa facciamo? Mandiamo i comandi a questo sistema e lui, chiudendo, aprendo quelli che sono rappresentati come interruttori, ma che di solito sono implementati da transistor, diamo la corrente al motore. Cosa interessante, noi possiamo anche frenare il motore con una configurazione del genere, perché se noi pensiamo di chiudere i due in alto o i due in basso, quello che otteniamo è mettere in corto i terminali del motore, per cui a causa delle correnti parassite riusciamo a avere un effetto di frenatura. Questo è interessante perché ho utilizzato ad esempio nei treni elettrici, è uno dei sistemi di frenatura insieme a quello delle ruote. Questa cosa può essere controllata. Allora, qual è l'utilità di utilizzare questo a posto di semplicemente un transistor oppure una configurazione a Darlington? L'utilità è che possiamo invertire il senso di rotazione del motore. Altra cosa interessante, quella configurazione può essere controllata in analogico, quindi possiamo mandare quello che più si avvicina a un segnale analogico e possiamo generare con l'Arduino, che è questo formato onda, si chiama PWM, da modulazione ad ampiezza di impulsi. Possiamo ricostruire un'onda, in questo caso vediamo come ricostruiamo una sinusoide. Nel caso Arduino questo non sarebbe possibile perché in realtà noi abbiamo solo da 0 a 5 volte, quindi solo la parte superiore, però possiamo regolare la velocità del motore in questo modo. Questo è un esempio, è uno dei ponti degli H-bridge più diffusi sul mercato, costa un paio d'euro, lo trovate tranquillamente, e questo è il modo in cui è collegato. Qui prende la corrente per il motore e quindi è collegato direttamente alla batteria in questo caso. Qui abbiamo il pin da cui arriva il segnale dall'Arduino e questo è il pin a cui lui rimanda il segnale amplificato come corrente. Stessa cosa per l'altro pin. Questo può controllare quindi due motori. Nel mio caso non ho utilizzato uno solo. Infatti, se vedete, c'è una tabella in cui dice come è possibile frenare il motore chiudendo
queste configurazioni come le avevamo viste prima. Questo è il modo in cui è stato collegato effettivamente il circuito all'Arduino. Per quanto riguarda il motore di movimento, che è poi questo qui, a questo motore è stato collegato un servomotore che si preoccupa della sterzata. Ok, ora prima di passare al codice vi faccio vedere fisicamente come funziona questa cosa. Passa attraverso wifi, quindi sia il telefono che il tablet sono collegati alla rete wifi della scuola e il tablet sta utilizzando gli inclinometri per mandare le informazioni di movimento al telefono. Il telefono si preoccuperà quindi di mandarle all'Arduino, il quale le applica e fa muovere il robot. Ok. Adesso è interessante andare a vedere come è stata fatta questa cosa, perché abbiamo chiaro quello che succede dall'Arduino questo è invece il modo in cui viene collegato al servomotore di cui non ho parlato prima. Nel caso del servomotore è più semplice, perché noi il servomotore contiene già un circuito che si preoccupa di rilevare l'informazione posizionale del motore e noi diciamo semplicemente tramite impulsi, quindi serve un solo cavo, a quale numero di gradi deve andare e lui ci andrà automaticamente perché sa sempre dov'è posizionalmente in quel momento. Quello che è successo è che lo smartphone Android, in questo caso un tablet, ha comunicato attraverso il wireless, di cui ci dovrebbe essere un router lì da qualche parte, al smartphone Android, il quale ha mandato l'informazione all'Arduino. Questo si può fare anche con un PC con un joystick connesso. Infatti una cosa carina che è successa è che quando qualche mese fa la mia ragazza Regina ha comandato dalla Cina questo robottino che era a casa mia a Pisa con il suo computer, vedendo in streaming con un paio di secondi di ritardo dove stava andando il robot. Quindi una cosa carina. Se volete prendere il codice che a breve vi farò vedere, lo trovate in github.com/86, è tutto open source. Ok, vi faccio vedere come funziona il codice. La parte fondamentale è che la comunicazione tra il cellulare e l'Arduino avviene via porta seriale. Non so se sapete come funziona una porta seriale. Più o meno. Ok. Quindi sostanzialmente quello che faccio io è controllare ogni, diciamo, ad ogni ciclo, perché la struttura, come vedete, è la stessa di prima. C'è una parte di setup in cui io gli dico dove è attaccato l'edge bridge che controlla il motore e dove è attaccato il servomotore, in questo caso il pin del servo è 7 e l'edge bridge sono pin 9 e 10, in più c'è l'enable che semplicemente dice acceso spento, se non sto correndo l'enable non si muove, è un sistema di sicurezza.